Siamo alla Fondazione Magnani Rocca con Stefano Roffi, curatore della mostra Italia Pop, l'arte ai tempi del boom. Dottor Roffi, partiamo dalle origini. Come nasce l'arte pop in Italia? L'arte pop in Italia ha un'origine molto particolare, molto diversa da quella dell'arte pop americana dello stesso periodo. Ci sono degli antefatti addirittura alla fine degli anni 40. Se noi esaminiamo l'arte di un pittore come Gianni Bertini, ecco, che poi diventerà pienamente pop più avanti, troviamo già degli antefatti molto molto interessanti che la mostra mette in evidenza. Quindi non nasce a caso l'arte pop in Italia. Anche una figura come Enrico Bai nelle sue prime fasi mostra già un'attitudine proprio a una ricerca pop, come anche Mimmo Rotella già negli anni 50 con le sue ricerche sull'arte di Burri, ecco, sui sacchi, ecco, mostra già qualcosa che poi successivamente verrà sviluppato e diventerà chiaramente pop. Quindi la prima sezione della mostra si intitola Prima della pop art e vuole far capire come un movimento del genere non nasca solamente come costola della pop art americana o inglese, ma ha una sua origine autonoma. La mostra si focalizza sulla pop art italiana. Partiamo dalle definizioni. Come definirebbe in termini proprio accademici la pop art americana e come si distingue poi dalla nostra versione? È una differenza proprio di tradizione, di storia e di cultura. L'Italia porta nella pop art 2000 anni proprio di ricerca artistica, di invenzioni straordinarie. L'arte statunitense invece porta quello che negli anni 50 e 60 era sotto gli occhi di tutti, quindi questa esplosione del mercato, della pubblicità, anche il mercato cinematografico, quindi immagini che diventavano iconiche per un grande pubblico e che diventavano arte in quanto patrimonio di tutti. In Italia come patrimonio di tutti non c'era la Campbell Soup di Andy Warhol, non c'era Alice Taylor, ma c'era piuttosto Michelangelo, c'era Botticelli, c'era Paolo Uccello, quindi l'analisi, la rielaborazione che fanno gli artisti pop italiani non è sulle immagini della grande diffusione pubblicitaria americana, ma piuttosto sulla grande e infinita tradizione artistica italiana. Ciò non toglie che anche qualche artista italiano si avventuri nella ricerca sulla pubblicità, però quello che sostanzialmente differenzia la pop art americana dalla pop art italiana è la tradizione, quindi gli artisti americani si rivolgono al mondo pubblicitario, al mondo delle immagini diffuse, gli artisti italiani sono davvero gli epigoni, i nipoti di tutti i grandi artisti italiani precedenti. Provo a fare un salto logico, vediamo se tiene. In realtà la pop art italiana è dunque un'arte più intellettuale rispetto a quella americana. Nasce anche da questo il salto poi negli anni 70 verso un'arte politica che in America si percepisce meno? Certamente è un approccio molto intellettuale quello della pop art italiana, è un approccio di grande che porta una vita vissuta, ecco, nella contemporaneità, quindi la rielaborazione dei fenomeni sociali, politici, quindi si passa da una pop art appunto che rielabora l'arte del passato a una pop art che alla fine degli anni 60, non a caso dal 68, ecco, mostra temi prettamente sociali e politici. Ci sono opere di Franco Angeli, di Mario Schifano, proprio dedicate a questi grandi cambiamenti, compagni compagni, ecco, ci sono scene di manifestazione, non abbiamo più, ecco, quella fase anche tutto sommato divertente, ecco, con una punta di ironia che c'era nelle opere precedenti. L'arte si fa più seria, più impegnata, è una fase dove assolutamente la politica diventa dominante e l'arte lo esprime molto bene. Grazie infinite. Grazie.